Carolia, abbiamo una storia che parla di regali magici. La faccio cominciare a te? Once upon a time, cioè c'era una volta una bellissima principessa chiamata Makeda. Ma un giorno si ammalò. Nessun dottore riusciva a curarla e il re era molto triste. Disse che avrebbe dato una grossa somma a chiunque fosse stato in grado di curare sua figlia. Vicino al palazzo del re viveva un calzolaio. Cosa fa il calzolaio? Fa le scarpe. Ah, le giuste. Aveva denaro, cioè... tanti soldi. Soldi, che in inglese si dice? Gold. Gold e l'oro. Money. Ah, sì, money. Aveva, beh, probabilmente aveva anche tanto oro. Aveva, mica il calzolaio, il re. Invece il calzolaio aveva denaro appena sufficiente a sfamare moglie e figlio, quindi a prendere il cibo. Gli serviva giusto solo per riuscire a portare a casa qualcosa da mangiare. Figuriamoci poi per comprare il cuoio per fare le scarpe. Ne aveva proprio pochi di soldi questo calzolaio. E scarpe in inglese si dice? Non lo so. Shoes. Scarpe e shoes. Per quasi. Gliene erano rimaste solo due paia. Portale al mercato, disse a suo figlio, che si chiamava Simon. Cerca di farci più soldi che poi li useremo per comprare da mangiare. Così Simon uscì per andare al mercato e passò davanti al palazzo del re. Sperava di riuscire a vedere la principessa. L'aveva intravista spesso mentre passeggiava in giardino, ma non sapeva che fosse così malata. Quando arrivò al mercato, la prima persona che incontrò fu una donna dallo strano aspetto. La donna guardò con invidia le scarpe in vendita. Piacevano molto a questa donna, perché le sue erano rotte. Poi sollevò una piccola mela verde. «Belle scarpe!» disse la donna. «Le scambieresti con questa mela speciale?» «Che ha di speciale?» chiese Simon. «A me sembra acerba.» «È una mela magica.» «E mela in inglese si dice?» «Apple.» «Bravo.» «Può far guarire una persona malata.» Simon accettò, ma quando la donna andò via, disse tra sé e sé: «Che sciocco sono stato. Devo vendere quest'ultimo paio di scarpe per un bel po' di soldi o non avremo nulla da mangiare.» Proprio in quel momento passò di lì un suonatore. Non aveva scarpe ai piedi. Si fermò per far ascoltare a Simon un pezzo di musica col suo flauto. «Belle scarpe!» disse il suonatore. Portava gli occhiali. «Le scambieresti con i miei occhiali speciali?» «Cos'hanno di speciale?» chiese Simon. «Sono magici», disse il suonatore. «Ti mostrano la ragazza che sposerai e la fanno apparire al tuo fianco.» «Sarebbe bello», disse Simon, dimenticandosi del denaro che gli serviva. Diede al suonatore le scarpe e si mise gli occhiali. Quindi un paio le ha date alla signora con la mela magica. L'altro paio di scarpe le ha date al suonatore che gli ha dato gli occhiali magici. Ma lui è preoccupato perché non ha preso i soldi. In un attimo, quindi appena si mette gli occhiali, con sua grande meraviglia, Simon vide la principessa Makeda nel letto malata. E l'attimo dopo egli fu al suo fianco. La principessa aveva l'aria stanca e sciupata, rovinata, ma Simon si innamorò di lei immediatamente. Makeda pensò che Simon fosse il più bel ragazzo che avesse mai visto e si innamorò di lui. Simon le diede la mela magica e dopo il primo morso la principessa iniziò a sentirsi meglio. Quando arrivò al torsolo, quindi ha mangiato tutta la mela, era guarita del tutto e danzava nella stanza. Il re diede a Simon più denaro di quello che egli avrebbe mai potuto immaginare e la sua famiglia non soffrì mai più la fame. Simon sposò la principessa Makeda e vissero per sempre felici e contenti.
Le tre parole che abbiamo imparato oggi sono soldi, money, scarpe, shoes, e mela, apple.